Bentornati alla Terrazza della Comunicazione per l'ultimo evento della mattinata. È un grandissimo onore avere sul palco gli ospiti che vado a presentare. Roberto De Ambrogio, direttore comunicazione di Enel, Alessandra Perrazzelli, vice direttrice generale della Banca d'Italia, Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo, moderati da Luca De Biase. Benvenuti. Buongiorno, il panel è eterogeneo per esperienze ma non per profondità delle esperienze, lo tagliamo sull'idea di descriverci, di aiutare a comprendere le dinamiche che ci consentono di comprendere come è fatto il lavoro del futuro. Il lavoro del futuro è in una fase di grande trasformazione, è uno degli argomenti che in un certo senso più accomunano le curiosità e le ansie delle persone. Il lavoro del futuro, si parla di futuro, parleremo domani, si parla di lavoro e si dice però le vacanze, ma se si parla di lavoro del futuro si comincia a parlare dei figli, di come si devono preparare, dei prossimi 10 anni delle persone che sono impiegate adesso e soprattutto di questa trasformazione dell'accesso al lavoro per le persone che stanno fra i 25 e i 35 anni, che stanno vivendo in pieno la trasformazione con lavori molteplici, con lavori che spesso non sono particolarmente dotati di prospettiva, nell'ambito di una ristrutturazione del sistema industriale e dei servizi tale da farci capire che questa non è una fase di passaggio ma un cambiamento strutturale tutto da interpretare. Ora noi abbiamo l'opportunità di discutere di questo mega argomento con 3 persone che ci lavorano sempre e che hanno questo pensiero nel sottotesto delle loro diverse attività. Francesco Profumo, ve lo ricordate, rettore del Politecnico di Torino, ministro dell'istruzione e della ricerca, ve lo ricordate nelle sue varie funzioni successive, adesso è un presidente della Compagnia di San Paolo di Torino, quindi un investitore nell'innovazione sociale e presidente della Fondazione Bruno Kessler di Trento, che fa ricerca dura e pura e tra l'altro molto nella robotica e nell'intelligenza artificiale, questi grandi cambiamenti tecnologici che sono tra le altre cose che fanno pensare che il lavoro cambierà, qualcuno dice addirittura che verrà sostituito dalle macchine. Come ci prepariamo a quello che abbiamo di fronte dal punto di vista del lavoro dalla prospettiva, diciamo, dell'esperienza che hai fatto finora e che vedi per il tuo futuro? Sì, grazie Luca, grazie per l'invito in questo posto meraviglioso dove vengo sempre volentieri, soprattutto perché io sono nato dall'altra parte, quindi nella parte di Ponente, e ho anche una certa invidia per la qualità della vita da questa parte. Io vorrei sintetizzare quello che tu hai descritto attraverso 3 parole e poi provare a fare un breve ragionamento su queste. Incertezza. Credo che sia chiaro che anche dalle parole di Luca che c'è questa ansia sull'incertezza, non sappiamo che cosa ci sarà e quindi difficoltà da questo punto di vista a tracciare dei percorsi. Secondo, rapidità. Tutti i processi che avevano una certa durata nel tempo e quindi consentivano anche di ammortizzare, lasciatemi dire, le trasformazioni, oggi sono diventati velocissimi. Pensate alla politica, pensate ai processi di rapidità tecnologica, del cambiamento tecnologico, pensate ai cambiamenti nella nostra società. E il terzo, agilità. Quindi se noi partiamo da questi 3 elementi e guardiamo i sistemi formativi di oggi, educativi formativi di oggi, sono figli
forse voi lo sapete, lo avete capito, delle rivoluzioni industriali precedenti. Pensate alle nostre classi, le nostre classi sono delle piccole fabbriche. Nella fabbrica ci sono le materie prime, nelle nostre classi ci sono la materia prima più importante, che sono i bambini o i ragazzi più cresciuti. Poi c'è chi opera per la trasformazione, nella fabbrica ci sono gli operai, ci sono chi guida questa trasformazione di materia prima, nelle nostre classi ci sono gli insegnanti che hanno questa capacità indescrivibile di riuscire a trasformare quello che ancora non è formato in qualche cosa che poi diventa il sapere delle persone, il sapere dei cittadini. E da ultimo il prodotto finale. Il prodotto, nel caso della fabbrica, è un prodotto che quindi ha una sua qualità, ha una sua durata, una sua possibilità di utilizzazione. E dall'altra parte ci sono i cittadini di domani con questo elemento centrale che è la conoscenza. Il nostro paese in questo momento, lo vediamo quotidianamente, ha devalorizzato la conoscenza, la competenza, e da questo punto di vista arranca, perché altri paesi invece hanno questa capacità sia di investimento ma anche di intuizione di che cosa significa oggi creare conoscenza. Ancora due punti. Uno, tornando alla conoscenza, nel passato la conoscenza aveva una sua resilienza in termini di tempo, che significa che c'era una consistenza tra la durata della conoscenza e la forma con cui questa conoscenza veniva formata, costituita. Da chi? Dalla scuola, fondamentalmente. E questo possiamo anche quantizzarlo, nel senso che le rivoluzioni industriali, da cui derivano i modelli di scuola, sono abbastanza riconosciute in termini di durata di tempo. Non so, la prima rivoluzione industriale 80 anni, la seconda rivoluzione industriale 40 anni, la terza 30 anni, la quarta, dove noi siamo oggi, 5 anni, forse anche meno. Allora, questo è un elemento sul quale dobbiamo tenerne conto, perché vuol dire che nella vita delle persone probabilmente dobbiamo ridisegnare un percorso di acquisizione di nuova conoscenza o di adattamento della conoscenza diverso rispetto al passato. Il secondo elemento è che c'è una stretta connessione tra conoscenza e lavoro, nel senso che il lavoro, anche con i maggiori condizionamenti che abbiamo oggi, era tale per cui le persone permanevano nella stessa attività lavorativa per un periodo molto lungo, 25, 30, 35 anni. E questo era strettamente collegato alla durata della conoscenza, alla validità della conoscenza e in fondo ai sistemi educativi. Tutto questo ha comportato che i nostri sistemi educativi sono in forma industriale. Che cosa significa in forma industriale? Significa che per la nostra vita, la mia generazione, la generazione probabilmente molti di voi, ha avuto una forma, dal punto di vista dell'educazione barra formazione, nella prima parte della vita, in forma industriale, 18 anni per arrivare alla laurea, e questo è un asset della nostra generazione, che aveva come conseguenza, o diciamo anche come input, gli elementi di cui dicevo prima, quindi la durata della validità della conoscenza e la permanenza nel mondo del lavoro. Essendo cambiato i paradigmi di base, che determinano poi un cambiamento fondamentalmente della domanda, vi ricordo che i temi sono il tema dell'incertezza, il tema della rapidità e il tema dell'essere agili, è necessario ripensare a forme di educazione e di formazione per un paese moderno.
C'è un elemento estremamente importante, credo, che a fronte di quello che ci siamo detti, adesso la cosa sarebbe un po' più lunga per raccontarla tutti i dettagli, probabilmente il ciclo dell'educazione deve essere per la vita, quindi non più in forma industriale, 18 anni, ma per la durata della vita. Però questo non è sufficiente, perché bisogna distinguere una prima fase in cui io sono convinto che l'obiettivo primo è quello di insegnare ad imparare, perché sarebbe troppo costoso ritornare a scuola tante volte per i motivi di cui vi dicevo prima e ogni volta imparare ad imparare, perché ci sono dei condizionamenti anche generazionali, di età, di abitudine, quindi diventa troppo... Allora se i nostri sistemi educativi andranno in questa direzione di insegnare ad imparare, che vuol dire in fondo avere una maggiore attenzione per tutto quello che potremmo qualificare come soft skills, e poi avere nella vita ritorni a scuola n volte dove c'è una riqualificazione dal punto di vista delle competenze. Allora tutto questo è la vera rivoluzione. Io credo che questa sarebbe la politica 1 di un governo, probabilmente non di un governo ma di una generazione di governi, perché questi sono temi sui quali non si può ogni 6 mesi, ogni anno, ogni 2 anni cambiare, perché i costi sociali di operazioni di questo genere sono estremamente pesanti. Allora vi voglio fare 2 esempi e poi lasciare la parola. Questo è un tema naturalmente in cui c'è ancora molta ricerca, e purtroppo il nostro paese ha anche un deficit dal punto di vista di strutture che facciano ricerca sui temi dell'educazione, della connessione domanda-lavoro, domanda-lavoro nuovo e modelli educativi. Ebbene, per esempio la Danimarca è un paese piccolo naturalmente, da circa una decina di anni ha fatto una legge per cui quando nasce una bambina o un bambino, nello zainetto della vita mettono 3 cose: l'identità, che significa il codice fiscale, l'identità digitale e una serie di voucher per l'educazione. Voucher per l'educazione che possono essere poi utilizzati in forme diversificate, cioè un modello industriale o modelli molto più evoluti, molto più ibridizzati, che vuol dire anche dal punto di vista delle risorse ci può essere complemento di risorse personali di tipo aziendale piuttosto che di lo stesso Stato, penso. E capite che questo intanto dà una flessibilità nell'utilizzo. Quell'elemento di incertezza è un po' in contrasto con dei sistemi rigidi come i nostri. Questo è un sistema agile, un sistema flessibile, è un sistema che può evolvere nel tempo avendo però definito un punto di partenza. Non voglio fare polemica, però in questo nostro paese, nello zainetto della vita dei nostri bambini e bambine, mettiamo 40.000 euro di debito. Credo che una qualche differenza lo faccia, e quindi su questo mi piacerebbe che ci fosse una riflessione profonda. L'altro esempio, sempre per dire che le cose si possono fare, che su questi temi si pensa e si pensa molto, c'è questo fatto della transizione nel mondo del lavoro. Questo è un tema molto complesso che naturalmente ha bisogno non di essere comunicato. Questo è un festival della comunicazione, io sono molto contento, ma credo anche che sia necessario che la comunicazione nasca dall'aver studiato, dall'aver operato nel modo opportuno, adesso, e quindi che ci deve essere una connessione un po' più stretta tra comunicazione e contenuti e non solo la comunicazione per la comunicazione.
Ecco, però sulla transizione del mondo del lavoro credo che tutti siamo d'accordo, che è un tema, adesso io vi ho raccontato brevemente che è una transizione che avverrà n volte nella vita delle persone, quindi che bisogna tenerne conto. Allora, negli ultimi un paio d'anni c'è stato un grosso dibattito nel nostro paese sul reddito di cittadinanza. Questo naturalmente noi siamo anche un po' provinciali, no? Pensiamo di aver scoperto l'acqua calda, ma questo è uno dei grandi temi. E naturalmente l'approccio però deve essere un tema, un approccio di tipo, lasciatemi dire, scientifico. E ancora una volta i paesi del nord Europa, che sono soggetti, che sono paesi che sanno investire, che sanno guardare lungo, hanno lavorato su questa cosa. E hanno, in particolare la Svezia, fatto una norma. Una norma in cui è previsto che ci siano quattro attori. I quattro attori sono la persona che lavora e che è in fase di transizione da un lavoro a un altro lavoro, un posto lavoro, diciamo. Poi naturalmente il datore di lavoro, per cui la persona sta lavorando, poi lo Stato e poi un insieme di possibili nuovi datori di lavoro. Direi che in questo modo si è definito quelli che sono gli attori di questo processo estremamente complesso, ma di importanza, lasciatemi dire, capitale, perché ci sono le persone al centro. Ebbene, gli svedesi hanno fatto un'operazione molto interessante dicendo: questo è uno dei temi centrali delle nostre policy, e quindi definiamo un periodo attraverso il quale deve essere gestita questa transizione. La transizione cos'è? Stessa persona da lavoro A a lavoro B. Naturalmente con tutti i condizionamenti sui lavoro B, che sono quelli collegati al fatto che è cambiato il mondo, la domanda è completamente cambiata e probabilmente la persona ha bisogno di quella fase di qualificazione / riqualificazione che, di cui dicevamo prima, la conoscenza deve essere rigenerata fondamentalmente. Allora loro hanno stabilito 18 mesi, hanno fatto una valutazione costo-benefici e naturalmente questo è anche impegnativo, non è che si è detto lasciamo che il reddito di cittadinanza duri, no, hanno detto 18 mesi. Secondo elemento, l'input della transizione lo dà chi? Il datore di lavoro, che per motivazioni oggettive ha necessità di chiudere una posizione di lavoro, e quindi ci vuole una responsabilità nel momento in cui si fa questa operazione, e la responsabilità è che il salario nella gestione è pagato dal datore di lavoro. Questa cosa non è inessenziale perché responsabilizza il percorso. Dopodiché ci vuole una partecipazione estremamente attiva da parte del lavoratore, che è il soggetto che non è può pensare di prendere un reddito di cittadinanza per far niente o un salario per far niente. Sta costruendo il suo futuro e quindi è fermamente motivato a qualsiasi livello, non sto parlando di una categoria particolare, sto parlando di un sistema che gestisca un'operazione complessa come questa. Poi c'è lo Stato, e lo Stato è un elemento essenziale nella formazione o nella riqualificazione della persona, ma a differenza di quanto è avvenuto fino ad oggi nel nostro paese, in cui sembra che ci sia qualcuno che disegna i percorsi di riqualificazione, è un mondo, è un mondo che sta qua. Ci vuole quindi una stretta connessione partendo dalla domanda di nuovi lavori. Non so quanti di voi lo sanno, ma in questo nostro paese c'è circa il 25% di mismatching, che vuol dire di non coincidenza tra domanda e offerta. Sono circa 270.000 le attività connesse ai settori dell'information communication technology, e non si trovano perché non ci sono le competenze. Ecco, quindi quando io dico che ci vuole una stretta connessione tra domande, è perché bisogna costruire dei percorsi di qualificazione o riqualificazione che guardino al futuro,
credo che poi Enel, la persona di Enel che ha questo tipo anche di responsabilità, di esperienza, ci racconterà come questo è avvenuto, la stessa Banca d'Italia, credo. Allora, mettiamo insieme questi quattro attori, abbiamo capito, no, come funziona. Risultato, anziché 18 mesi, 120 giorni. In 120 giorni mediamente si ottiene il risultato. Il risultato che cos'è? Che la persona viene riqualificata e trova un suo modello di reinserimento all'interno. È chiaro che in questo modello c'è anche il fatto che a monte, quello che io vi dicevo, che io mi auguro che avvenga, cioè l'insegnare ad imparare è ormai abbastanza consolidato in quei paesi. È nato all'inizio degli anni 90 quando avviarono questi processi di ridisegno della scuola. Credo di aver messo molte cose su questo tavolo e di poter lasciare ai miei colleghi di questa mattina certamente degli ami dove io mi auguro che loro rimangano appesi e che siano dei pesci però piuttosto agitati e quindi che contribuiscano a questa discussione. Grazie molto e buon lavoro a tutti. Eh sì, perché insomma quando uno è bravo a fare un inquadramento lo sa fare e ha inquadrato l'argomento. Adesso noi abbiamo due tagli, diciamo, apparentemente settoriali, ma sono settori talmente capaci di generare indotto e modificazione nell'intero sistema che vedrete hanno un'importanza generale. Il primo è il mondo della finanza, della banca, il secondo è il mondo dell'energia e dell'ingegneria. Stiamo parlando del, come vedete, insomma, delle infrastrutture più rilevanti per immaginare come evolve il sistema economico. Per parlare delle banche non abbiamo una persona che ha lavorato in banca, abbiamo una persona che in questo momento è nel direttorio della Banca d'Italia e sta lavorando esattamente sulla trasformazione del sistema bancario, con una funzione, una delega sulla vigilanza, ma è una vigilanza che non è più soltanto orientata, come succedeva tempo fa, a controllare burocraticamente la compliance dei comportamenti delle banche, ma qui stiamo parlando di una interpretazione in chiave di leadership della trasformazione per spingere il sistema bancario e le singole banche nella direzione di saper affrontare questa transizione. La transizione, la sapete, non è soltanto congiunturale. Congiunturalmente abbiamo da ricordare che dal 2007, quando è stato presentato questa nuova versione di internet, è partita la crisi finanziaria più gigantesca e trasformativa che abbiamo conosciuto nella nostra vita e che non è soltanto appunto congiunturale ma strutturale. Non abbiamo l'impressione che finirà quando finirà, abbiamo l'impressione che finirà quando si sarà trasformato il sistema. Congiunturalmente ma non troppo, i tassi di interesse sono diventati l'ultimo dei nostri problemi, mentre, e per le banche questa è una trasformazione epocale, perché vivevano della differenza tra i tassi di interesse in entrata e in uscita. Contemporaneamente la tecnologia consente di fare pagamenti e attività finanziarie in maniera totalmente diversa da prima e quindi i cambiamenti sono super proattivi. Nella finanza l'intelligenza artificiale sta lavorando da molto tempo per prendere enormi decisioni. Si parla di una metà delle, o almeno metà delle transazioni sui mercati finanziari governate da algoritmi. Queste sono frasi da giornalisti, voi perdonatemene, ma più o meno è una cosa di questo tipo, e questi algoritmi che qualcuno ha scritto adesso funzionano da soli e vanno avanti a decidere per un'enormità del sistema economico occidentale.
All'interno di questo, il lavoro del futuro, delle persone che un tempo dicevano ho trovato un posto in banca con la soddisfazione di dire mi sono sistemato per la vita, adesso dicono ho trovato un posto in banca, ah poverino mi dispiace, cosa farai adesso? È questo. Allora il problema è di leadership della trasformazione. Alessandra Perazzelli ce ne parla con l'esperienza di chi ha vissuto nella banca e con la responsabilità di chi la deve rigovernare. Prego. Grazie, grazie, sono molto contenta di essere qui perché io sono di questa parte della Liguria, quindi questa è casa mia e quindi mi fa particolarmente piacere poter essere qui di nuovo a Camogli. Sicuramente riprendo le parole di Francesco e sicuramente il tema della tempistica, quindi dell'accelerazione, dell'insicurezza e delle competenze sono temi con i quali il sistema bancario e il sistema che vigila le banche devono necessariamente avere a che fare. Facciamo un attimo un quadro di riferimento. Il sistema bancario che è uscito malconcio dalla crisi del 2008 ha dovuto non soltanto rapportarsi con una regolamentazione che ha spinto le banche a una maggiore trasparenza, ad un maggiore rapporto di contatto con la clientela che ne ha necessariamente ridotto i margini. Non solo questo è avvenuto, non solo sono avvenute le grandi crisi che hanno determinato dei momenti di ristrutturazione di molte banche, ma è arrivato questo avvento tecnologico che ha sostanzialmente sparigliato di nuovo le carte. Se oggi noi pensiamo che il rapporto col nostro, diciamo, col direttore della nostra filiale sia un rapporto fondamentale, no? Nella determinazione della pianificazione finanziaria delle nostre famiglie, pensiamo che molto probabilmente i nostri figli, chi li ha, i diciottenni, i ventenni, interagiscono molto di più con il loro telefonino nella richiesta di tutte quelle che sono transazioni, posizionamenti, molto presto anche accesso al credito. E se pensiamo noi della nostra generazione che abbiamo un naturale riserbo nell'immettere tutta una serie di dati che ci appartengono nel nostro telefonino, ecco, questa non è l'esperienza dei nostri figli. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quel rapporto col nostro direttore di filiale, piano piano, con l'avvento dei millennials, con l'avvento dei nativi, con quelli che quindi saranno le persone che compreranno casa, che metteranno su famiglia, che avranno bisogno di una pianificazione finanziaria, questo rapporto con la tecnologia diventerà sempre di più il rapporto primario. E allora la domanda è: buco nero? Spariscono le persone? E qui secondo me bisogna fare un attimo un po' di chiarezza. Se da un lato i sistemi di pagamento sono destinati ad avvenire sempre di più online e quindi arriveremo molto presto anche in Italia a una società dove anche le carte di credito avranno minore importanza, questo non è vero per quanto riguarda tutta una serie di altri servizi e per quanto riguarda tutta una serie di altri rapporti, dove il buco nero in realtà viene sostituito da un modello di training, un modello educativo e un rapporto tra la banca e la tecnologia che sarà guidato dalla competenza nuova, dalla competenza diversa. Quando mi dicono io intelligenza artificiale, no? IA, a me piace pensare a AI, automazione ed innovazione. Questa è una rivoluzione industriale che segue tante altre. Fa paura, quindi l'incertezza. Ci si domanda se siamo diciamo competenti a cavalcarla. Sicuramente la risposta in questo momento in molti modelli educativi e anche per quanto riguarda l'industria bancaria, in molti modelli di business bancario, la risposta è no, non siamo pronti. Ed è quindi qui che entrano in gioco quelle variabili di cui parlava Francesco, cioè quale sarà il ruolo quali saranno i ruoli dell'università, ma quale sarà anche il ruolo dello Stato.
perché sicuramente ci sarà in questo periodo di adeguamento a questi nuovi modelli tanta insicurezza anche da un punto di vista lavorativo, la necessità cioè di persone che escono da un mondo tradizionale e devono riproporsi su realtà nelle quali la competenza tecnologica diventa fondamentale. Da qui alcune indicazioni: che cosa devono studiare i ragazzi, quali sono gli elementi fondamentali verso cui indirizzarli, quali sono quindi anche le competenze che vanno formate, dove devono andare i finanziamenti, cioè queste sono delle domande sistemiche estremamente importanti che andranno anche a modificare il mondo bancario. Quindi al di là dei sistemi di pagamento parliamo di quello che è per esempio l'accesso al credito, qual è il ruolo degli algoritmi, chi domani determinerà se avremo diritto ad accedere ad un prestito oppure no. Ecco, queste sono le tematiche che risultano essere forse di più difficile comprensione, più oscure e nei confronti delle quali la Banca d'Italia sempre di più sta assumendo un ruolo di spinta nei confronti delle banche affinché innovino, investano sempre di più in conoscenza ed innovazione. Se pensate al nostro sistema bancario vedete una polarizzazione, no? Vedete tante piccole banche che stanno, diciamo, con difficoltà passando attraverso un sistema di ristrutturazione, con difficoltà stanno venendo fuori anche dalla grande crisi che è iniziata nel 2008, per passare poi a banche invece che hanno in questo momento le capacità di investimento, le capacità tecnologiche per porsi veramente al forefront, no? In posizione privilegiata per innovare in tecnologia. Quindi la nostra è una situazione molto polarizzata, la situazione del nostro paese, nei confronti della quale la spinta che il regolatore può dare è fondamentale. La vigilanza bancaria, come voi sapete, si è svolta sempre in maniera molto tradizionale, andando sostanzialmente a indagare qual era lo stato di salute delle banche rispetto a crediti deteriorati, a posizioni di difficoltà sul mercato. Oggi la vigilanza ha bisogno di assumere competenze tecnologiche. Noi dobbiamo sempre di più spingere affinché vi sia al nostro interno la capacità di interloquire con un sistema bancario che necessariamente dovrà cambiare, dovrà modificarsi. Sicuramente tutto questo crea incertezza nell'incertezza. Io penso tuttavia che bisogna, come in tutte le rivoluzioni industriali, abbracciarli questi temi e non avere paura di innovare, non avere paura di accogliere nuove competenze. Da questo punto di vista io credo che in Italia vi siano dei punti di eccellenza universitari ma anche di start-up tecnologiche che si occupano di finanza che stanno piano piano crescendo. Credo che ci sia da parte delle grandi aziende, dalle grandi banche, una volontà anche di farle crescere e quindi vediamo per esempio l'avvento di quello che è un venture capital corporate, cioè quelle grandi aziende, le grandi banche che al loro interno strutturano delle unità che vanno proprio a interloquire con queste realtà nuove, le vanno ad aiutare, a finanziare ma soprattutto a rendere sempre più bancabili e finanziabili i loro progetti. Ecco, questi sono dei ruoli fondamentali che i più grandi possono avere nei confronti dei più piccoli. Vorrei accennare molto brevemente a come cambia il lavoro e Francesco parlava di quanto viene fatto nei paesi del nord a proposito di reddito di cittadinanza e di intervento su quelle posizioni più deboli. Ecco, credo che questo sia un tema importante sul quale le aziende non possono lavorare da sole, ma ci deve essere una grande partnership tra le aziende e lo Stato. La creazione di questo mondo di freelancer, no? Di questo mondo di persone che sostanzialmente ha difficoltà ad avere accesso
il welfare, ad avere accesso a tutta una serie di sicurezze che invece hanno determinato il famoso posto in banca che oggi non c'è più. Ecco, queste sono le tematiche che non devono assolutamente essere ignorate o considerate marginali, sono fondamentali e sono destinate a crescere sempre di più. Se guardiamo alcune delle piazze finanziarie più, diciamo, importanti, come quella di Londra e quella di Singapore, queste tematiche qui sono sicuramente delle tematiche al centro anche dell'agenda politica, e sono le tematiche anche che creano maggiore polarizzazione, quindi anche il terreno fertile per la creazione di, diciamo, di movimenti politici, di rivendicazione, e come abbiamo visto molto comuni a tutti i paesi. Ecco, la tecnologia ha questa capacità di in qualche modo rendere estremamente omogenee determinate problematiche anche in mercati diversi, anche tra settore industriale e quello finanziario, anche in realtà socio-politico-economiche diverse, come sicuramente alcune all'interno dell'Europa, ma soprattutto tra l'Europa e il resto del mondo. Mi fermo qui. Sì, come vedete è una trasformazione radicale di significati, di organizzazione, di preparazione, tecnologia. Indubbiamente la sensazione che abbiamo è che questa parte, diciamo, polarizzata, cioè di lavori e lavoretti che vengono accomunati nel mondo della gig economy, di questa economia organizzata sulle piattaforme per le quali lavori in modo che una volta si sarebbe detto a cottimo, insomma, no? Con l'incarico di volta in volta che ti consente di andare avanti mezz'ora in più, insomma, senza particolare, sta generando nuove forme di regolamentazione e anche interventi inopinati. La California ha stabilito che tutti i lavoratori di Uber sono da considerare dipendenti, la California. Quindi diciamo il centro dal quale poi sono venute fuori negli ultimi 20 anni le principali innovazioni di questo tipo. Molte città stanno regolamentando Airbnb e quanto avviene al mercato dell'immobiliare a causa o grazie alle opportunità aperte da quelle piattaforme. Certamente non siamo fermi, ma la cosa principale è che si ha l'impressione che per l'accesso al lavoro queste siano le strade maestre e che questo sia un lavoro non soddisfacente. Secondo Blanche Flower, la gran parte della questione del rancore che porta poi ai movimenti di cui parlava Alessandra è legata non alla mancanza di lavoro ma alla presenza di lavoro insoddisfacente, della qualità di scarsa qualità del lavoro. Ricetta numero uno, l'abbiamo capito, sia da Profumo sia da Perrazzelli, è educazione, rieducazione, conoscenza, approfondimento, vivere da attori protagonisti della propria vicenda personale, e certamente ruoli di responsabilità diversi per lo Stato e per le aziende, che non sono più soltanto quella cosa che è responsabile soltanto di portare molti profitti agli azionisti, come diceva Friedman, però nel 62, quindi diciamo che è passato abbastanza tempo da poter mettere in soffitta quell'approccio. Sta tornando, Madonna, torna Friedman. Un'azienda che interpreta la trasformazione in maniera notevolmente proattiva, l'abbiamo a questo panel, e si occupa dell'energia. Voi sapete che fino a una decina d'anni fa fondamentalmente la nostra energia era basata sul fatto che prendevamo del petrolio e lo bruciavamo e generavamo un calore che diventava energia elettrica o altro, mentre adesso non soltanto, ma forse essenzialmente a causa del fatto che l'umanità si è resa conto di avere distrutto
se stessa, distruggendo l'ambiente nel quale è riuscita a crescere e ha determinato un cambiamento climatico a quanto pare ormai avviato a dare conseguenze pesantissime per il prossimo secolo. Una delle conseguenze è quella di non bruciare più soltanto combustibili fossili, ma trovare energie da fonti rinnovabili. L'Enel lo ha fatto, cioè è straordinariamente efficace l'azione dell'Enel in questo, lo sapete, è diventata Green Power, è diventata l'Enel in pratica, e nello stesso tempo un'azienda che era percepita come un generatore di bollette è diventata un'azienda di ingegneria globale che lavora in 100+ paesi del mondo con l'esperienza fatta per la produzione di energia da fonti rinnovabili per progetti che in giro per il mondo vanno nella stessa direzione. Questa trasformazione piuttosto veloce che c'è stata in un gigante così grande dimostra che si può fare da questo punto di vista, ma ci come dire, nella bellezza della narrativa ci potrebbe raccontare anche di cambiamenti nei posti di lavoro, nelle prospettive di chi ci lavora e dell'indotto di tutto questo. Forme di incertezza in più, perché le centrali fossili devono chiudere o avere funzioni diverse, forme di nuovo forse più grande di quello che lasciamo da parte. Abbiamo l'opportunità di farcelo raccontare dal narratore numero uno dell'Enel, che è Roberto De Ambrogio, che si occupa della comunicazione del gruppo. Prego. Grazie Luca, grazie agli organizzatori dell'invito e a tutti voi di essere qui. Allora, volevo in questa breve chiacchierata toccare tre punti, partendo ovviamente dalla domanda di Luca, ma anche abboccando agli ami che sono stati messi da Francesco e da Alessandra nelle due presentazioni appena fatte. Allora, volevo toccare con voi tre punti, se volete, a un livello crescente di dettaglio. Il primo è un po' il tema della transizione e della rivoluzione che si sta avvenendo con una velocità inaspettata, molto superiore, come diceva anche prima Francesco, alle rivoluzioni precedenti e in particolare del settore energetico. Il secondo punto, anche qui si è toccato, ma volevo un po' approfondire il tema del ruolo delle aziende, di Enel, ma comunque delle grandi aziende, non solamente industriali, anche del settore finanziario, di che cosa possono fare. E terzo punto, anche raccontarvi, se volete, un po' di nuovi mestieri, no? Perché appunto il tema è il lavoro del futuro, ma molti di questi lavori nuovi sono assolutamente di adesso, presenti, non stiamo parlando del futuro, quindi farvi qualche esempio in Enel, ma così come succede in tante altre aziende, di questi tipi di lavori. Allora, parto dal tema della rivoluzione della transizione, che sicuramente è veloce, velocissima, e sarà sempre più veloce. Io la vedo con una velocità esponenziale, cioè questa velocità continuerà a aumentare, decisamente più veloce di ciò che è successo in passato. Noi rivoluzioni ne abbiamo avute, quindi il tema del passaggio dall'agricoltura all'industria, banalmente, quando il 70-80% delle persone che lavoravano nei campi andavano poi a lavorare nell'industria, anche lì c'era lo stesso tema, dice: che succederà? Si creeranno e viene automatizzata? Ci sarà un problema? Lì la direzione era più chiara, qui c'è un tema di incertezza. Nessuno di noi, non voglio banalizzare, è importante fare questi incontri, però credo che nessuno di noi al mondo sappia esattamente quello che succederà qui a dieci anni, perché a 10 anni sarà completamente un altro mondo. Quindi questo lo vedo al lato positivo, la possibilità di poter instradare, di prepararci. La cosa più sbagliata che possiamo fare è dire: vabbè, sta succedendo, vediamo che cosa succede, ma non prepararci, però di poter indirizzare questo cambiamento e quindi di poter indirizzare questa rivoluzione affinché, ad esempio, il tema tanto dibattuto, no, dei robot, delle macchine che prendono il posto, no, delle persone, possa indirizzato nel modo giusto, dicendo che le macchine sono complementari, quindi non è tanto quanti lavori saranno che fanno oggi
le persone vanno prese nelle macchine, ma cosa possono fare le persone per rendere questo lavoro delle macchine, per rendere il lavoro complessivamente più efficiente, no? Quindi purtroppo nel mondo della comunicazione le bad news, no? Le notizie cattive hanno più successo di quelle positive, quindi quando si vedono le ricerche dice ah, da qui a 20 anni un lavoro su due sarà preso dalle macchine. Peccato che primo bisogna specificare quanto di questo lavoro possa essere trasformato, cioè le stesse persone lavorano possa essere trasformato, e ripeto, secondo me siamo ancora in tempo per poterlo affrontare in maniera proattiva. Quindi voglio dare un elemento, se volete, positivo, non drammatico, questa evoluzione come opportunità. Il settore energetico, non lo citava prima Luca, se volete è al quadrato, alla seconda, perché c'è una rivoluzione, un cambiamento che riguarda tutti i settori. Il settore energetico si sta completamente negli ultimi 5 anni rivoluzionando. Si parlava, appunto, ha ragione, scherzando, quando diceva Luca, no? Enel come le bollette, no? Al TG quando si vede la bolletta ancora dell'Enel con la macchina. Il mondo sta cambiando. La fornitura di energia, di elettricità e di gas è diventato, come si dice, una commodity, cioè una cosa che la gente non guarda più, ma è il servizio che tu dai alla persona che ti fa permettere, ti fa decidere se scegliere un operatore o un altro. Quello che citava Luca, il tema del passaggio dalla produzione termica, quindi carbone, olio combustibile, alle rinnovabili, ed è un fenomeno inarrestabile, velocissimo. Oltretutto questo ha portato a far sì che non solo è un tema di cambiamento climatico di cui si parla, no? Tutti i giorni, su tutti i giornali, ma arrivare a un'efficienza tale che le fonti rinnovabili sono più efficienti, hanno un costo più basso di quelle tradizionali. Quindi quello sta cambiando, così come sta cambiando la mobilità, anche lì su tutti i giornali trovate mobilità elettrica. Adesso quindi non mi voglio dilungare perché sennò prenderei, no, ore del vostro tempo su questo tema, però quello che voglio dirvi è che nel nostro settore dobbiamo essere doppiamente veloci. Veloci perché la digitalizzazione, pensate alle reti, no? Le reti di distribuzione dell'energia stanno diventando reti intelligenti, sempre più digitalizzate, e questo sta completamente cambiando i settori in una maniera molto rapida. Dobbiamo essere pronti e dobbiamo far sì che, come dicevo, l'indirizzo di questo cambiamento sia la direzione giusta. Il secondo punto è un po' questo, il ruolo delle aziende, aziende private, aziende nel settore industriale, nel settore finanziario, i grandi multinazionali, hanno un ruolo molto importante. Non possono sostituirsi al mondo delle istituzioni, al mondo della politica, che deve fare il suo lavoro, chiaramente. Quindi non ritorno sul tema dell'istruzione, però è chiaro che a livello di istruzione, partiamo da quello, dobbiamo mettere i nostri bambini, adesso io ho anche i figli, no, che sono nel mondo dell'istruzione, nelle condizioni per poter affrontare questa sfida. Quando leggo che ci sono 7-8, anche qui non voglio fare polemica, ma 7-8 alunni per computer in Italia, questo non va bene. Non è che se forniamo computer questo risolve il problema, però è condizione necessaria perché queste persone, questi bambini riescano a già porsi in quest'ottica, piuttosto che dei corsi di coding. Non voglio entrare in questo tema, quindi c'è tutta un'area che deve essere affrontata dalla politica di istruzione con urgenza. E poi c'è il ruolo delle aziende. Il ruolo delle aziende è importante, a cominciare dal mondo della scuola. Noi per esempio da qualche anno abbiamo istituito questo programma di grande successo che è alternanza scuola-lavoro, quindi prendiamo i ragazzi che sono in terza, quarta degli istituti tecnici, che poi saranno persone che verranno a lavorare con noi, per farli entrare in azienda 2 giorni a settimana per 24 mesi, in modo da iniziare a imparare, a capire, sono le persone, questi ragazzi, che poi iniziano a fare questi nuovi mestieri, no? Anche nella parte operativa, che sono impattati dalla digitalizzazione, dal nuovo che avanza. Quindi questa è una cosa che sicuramente possiamo fare, così come dobbiamo fare, e per l'azienda è particolarmente un tema chiave, il retraining, no? Il riaddestramento delle persone che attualmente lavorano. Quindi sono persone, ripeto, anche dalla parte operativa, che per esempio sono in giro per il mondo, e noi siamo ormai una multinazionale, in tutto il mondo abbiamo reti di distribuzione di energia, e quindi queste persone che da tanti anni facevano lo stesso mestiere devono cambiare completamente, perché la rete è intelligente, perché abbiamo una serie di innovazioni tecnologiche che prevedono un cambiamento importante nella tipologia di lavoro. E anche qui, se volete un aspetto positivo, un miglioramento, se volete, perché mettiamo a disposizione di queste persone gli strumenti anche tecnici che permettono di essere più efficienti, più veloci e lavorare meglio. Quindi questo è un tema che sicuramente le aziende devono fare, di riaddestrare, far sì che, anche Francesco Profumo lo diceva prima, no? Deve essere un'istruzione, un addestramento continuo, non può riferirsi solamente ai 18 anni di scuola, perché il cambiamento è continuo, e quindi si deve fare, le aziende devono prendersi in carico di continuare a farlo nel corso della vita. Un'altra cosa, e questo è sempre sul secondo punto che possiamo fare, che per esempio Enel
sta facendo, Enel si vuole porre come leader di questa transizione, è il rapporto con gli start-up. Anche questo è stato citato. Le start-up sono, sapete, no? Le piccole imprese, adesso sì, ormai è diventato il termine inglese anche in italiano, delle piccole imprese che hanno un'idea innovativa e che lavorano perché questa idea venga poi acquisita dal mercato o implementata per crescere. Ecco, noi riteniamo, io ritengo, ma noi riteniamo che con un mondo che cambia così velocemente non è possibile neppure per la migliore azienda del mondo, come noi stessi vogliamo essere, avere tutte queste capacità all'interno. Devi lavorare con quello che viene chiamata innovazione aperta, open innovation, cioè essere in grado come azienda di lavorare con queste start-up, queste piccole aziende, e far sì che per esempio i loro prodotti vengano testati da noi. Quindi magari non necessariamente, anche se è un elemento di venture capital, investire nell'azienda, ma dire: cara piccola azienda, noi ti mettiamo a disposizione le nostre competenze, le nostre strutture, i nostri impianti, testa i tuoi prodotti così puoi crescere. E questo è sicuramente un elemento importante per far sì che all'interno di questo mondo, che ripeto, deve funzionare sempre più come un ecosistema di piccole o piccolissime aziende che lavorano con le grandi, per risolvere i problemi. Noi quello che facciamo, diciamo, mettiamo dei problemi che noi abbiamo, diciamo chi nel mondo può risolverle. È impensabile pensare che, seppur abbiamo i migliori ingegneri del mondo noi al nostro interno, questi siano in grado di risolvere tutto. Quindi questo è un altro tema che un'azienda, ripeto, come Enel, ma nel mondo finanziario lo stesso, in tutti i settori, deve far sì che questo sottobosco, se volete, che se non viene fatto crescere, rimarrà solamente, no, a livello piccolo e quindi non riuscirà a crescere, permetterà di risolvere i problemi, di lavorare meglio. E questo ovviamente porta a un cambiamento anche in termini di organizzazione dell'azienda, cioè devi avere delle persone all'interno, ecco un altro tema di cambiamento di lavoro, che siano in grado di lavorare con gli start-up. Terzo e ultimo punto è questo: vi dicevo, vi dovevo dare qualche idea di nuovi lavori, no? Ne abbiamo parlato tanto per dare un po' di elementi, se volete, concreti, per dire quanto questo è già presente nelle nostre aziende, in particolare in Enel. Vi do tre gruppi di, se volete, nuovi lavori. Uno sono lavori tecnici specializzati, legati tendenzialmente alle nuove tecnologie, al tema dei big data. Scusate, sto usando tante parole inglesi, ma purtroppo tanti numeri, no? Big data sono purtroppo... Questo ci dà un'idea, tra l'altro, di quello che dovremmo dire ai nostri figli, no? Del fatto di essere almeno bilingue o poliglotte diventerà sempre più importante. Però, diciamo, quindi che cos'è? È sfruttare l'enorme quantità di dati che abbiamo a disposizione per fare, ad esempio, quella che viene chiamata la manutenzione predittiva. Cosa vuol dire manutenzione predittiva? Noi abbiamo migliaia di macchine, penso, ne prendo una a caso, le paleoliche, in giro per il mondo, che ogni 10 minuti hanno decine di sensori che mandano dei segnali. Dicono la temperatura, il numero di rotazione, la frequenza, la vibrazione. Tutti questi dati, quindi sono milioni di dati, sono interpretati dai modelli interpretativi statistici, per cui si cerca di prevedere quando la macchina si romperà. Si cerca di prevedere il futuro. Questo potete immaginare l'impatto in termini di risparmi che si possono dare, perché se tu riesci a prevedere quando una macchina si rompe, intervieni prima e quindi non hai né il cambio del pezzo né la perdita di produzione. E questo come è fatto? È fatto con quelli che vengono chiamati analisti di dati, data analyst o data specialist, che hanno questi algoritmi, si è parlato, modelli che cercano di prevedere il futuro. Così come, secondo sempre aspetto tecnico, dicevo prima le reti, noi abbiamo per esempio sempre di più delle reti intelligenti, quindi utilizziamo la realtà aumentata. Quindi i nostri persone, che operai, operativi in giro per il mondo, iniziano ad avere dei occhiali di realtà aumentata che riconosce il componente e gli dà tutta una serie di informazioni, per cui è chiaro che anche lì è un mestiere diverso da quello precedente. Secondo tema, parlo gruppo di cambiamenti di lavori, che anche qui, per dire la velocità, qualche anno fa erano impensabili, tutto ciò che è legato al mondo digitale, dei social media, no? Dei mezzi di comunicazione sociali. Per esempio, adesso ci sono delle figure, noi stesse le abbiamo, ma se vedete in giro come richieste, quelli che si chiamano social media manager, no? I responsabili dei mezzi, dei social media delle aziende. Oppure questi ci sono figure che sono addirittura più tecniche, insomma, che si occupano, chiamano SEO manager, cioè cercano di ottimizzare quanto è efficace l'azienda all'interno dei motori di ricerca. Mi rendo conto che sono cose un po' particolari, no? Ma sono cose che adesso, se vedete nelle annunci, vengono richiesti. SEO manager, andate a vedere, si trova. Questo 10 anni fa era una parola astrusa, diciamo, di cosa sta parlando, non se ne usciva, non se ne parlava.
così come ovviamente il mondo della comunicazione, sempre in questo gruppo si parla di youtuber, instagrammer, e sono cose che non sono più la nicchia, no? Il giovanetto che è simpatico si mette lì, sono delle macchine da guerra commerciali, vengono utilizzate da aziende come noi, ma da tutti, anche dal mondo finanziario, perché hanno milioni di follower, e ormai la comunicazione one to one arriva attraverso questi nuovi mestieri, quindi sono assolutamente utilizzati influencer, no? Utilizzati dalle aziende per fare degli aspetti, adesso vedo qualche sorriso, no? È così, già ad oggi vengono utilizzati. Ultimo punto, e chiudo questa carrellata che volevo dare proprio di nuovi lavori, chiaramente questa digitalizzazione, il nuovo modo di lavoro ha portato anche le aziende a organizzarsi in maniera diversa. Ne citava prima Francesco Profumo, l'agilità, no? Anche qui è una parola che fino a qualche tempo fa non si usava molto, adesso è diventata comune, agile, anche qui in inglese, l'organizzazione agile. Vuol dire, cosa vuol dire semplicemente? Vuol dire che le strutture organizzative molto fisse, che si cambiavano con gli anni, non esistono più, molte aziende, ma si lavora in gruppi con degli obiettivi precisi in termini di risultati, in termini di progetto. Questo ha portato a tutta una serie di tipologie, di posizioni, che un tempo non esistevano, hanno dei nomi un po' astrusi, no? Questo chiamano Scrum Master, Agile Coach, sempre in inglese, insomma, vi dico, ci sono persone che noi abbiamo che fanno sì che le aziende lavorino meglio in modo agile, e queste sono tutte posizioni che prima non esistevano. Quindi per chiudere, io credo che il cambiamento, la trasformazione ci sia velocissima, possiamo instradarla, possiamo lavorare, non dobbiamo perdere un minuto in più, dobbiamo essere assolutamente proattivi, sia come istituzioni, come politica, come governo, sia come aziende, perché le aziende hanno un ruolo fondamentale, perché si può ancora sfruttare questo cambiamento in ottica positiva, in ottica non di paura della sostituzione del robot che farà tutto, ma indirizzare affinché le macchine aiutino le persone a lavorare meglio e avere dei lavori che siano a maggiore valore aggiunto e a maggiore contenuto di competenze e di capacità. Grazie. Il tema, come vedete, è enorme, complesso, molto diverso da parlare di futuro, parlare del lavoro del futuro. Futuro, io faccio giornalista di queste cose qua, se dico futuro e basta, la gente dice ok, però adesso ho da fare. Ma lavoro del futuro significa cosa fanno i miei figli, cosa racconto ai ragazzi, cosa mi racconto se ho 50 anni e devo lavorare ancora 15-20 anni a seconda delle situazioni, come mi trasformo, cosa devo imparare, dove devo leggere, di chi mi fido, dove spendo il tempo per imparare, quali sono le cose che devo imparare, devo diventare growth hacker a 55 anni, questo genere di cose sono complicate, qualcuno dirà sì, vabbè, mi diranno cosa devo fare, non è più così. Quello che abbiamo imparato, e anche in questo panel credo che ci portiamo a casa, è che il lavoro del futuro è il progetto che abbiamo oggi di noi stessi e delle nostre capacità, che non è un progetto lineare nel quale oggi io investo per diventare growth hacker fra 5 anni, ma è un continuo adattamento strategico delle nostre capacità di rispondere e di rispondere ai cambiamenti e di trovarci delle opportunità. Io finirei questo panel con una carrellata breve di, se i nostri panelist sono d'accordo, di esempi strategici di progetti che sembrano essere tali da poter avere un impatto importante che vedono in questo momento. Evidentemente il Nord Europa è una scuola importante e ci dà degli esempi, ma in Italia anche ci sono delle cose che stanno succedendo. Io vorrei che le condividessimo, non per dire allora dai qualcosa si sta muovendo, ma per dire quali sono i criteri con i quali noi possiamo valutare positivamente, strategicamente bene certe cose che vengono fatte oggi e che hanno un impatto, un contenuto di futuro molto rilevante. Se volete, questa potrebbe essere una battuta finale, per un racconto finale per ciascuno di voi. Comincio io? Bene, intanto volevo ringraziare loro due perché ci hanno dato anche
concretezza, no? A come questo paese, pur in tutte le difficoltà che ci sono, effettivamente sta lavorando per il futuro, anzi lavora per l'oggi. Quello che volevo raccontarvi che in realtà questa cosa è molto più vasta, è molto più ampia. Pensate a tutto il tema dei competence center. Il ministro Calenda allora fece questo lancio di Industria 4.0 ponendosi proprio questi temi, no? Quali sono i nuovi profili, qual è la domanda nuova di lavoro e come riuscire a dare una risposta in questa direzione non solo per i grandi soggetti. È chiaro che il tema di Enel, di Eni o delle grandi banche, ma il problema vero è l'altro, cioè di come riuscire ad aiutare quella miriade di piccole e medie imprese che sono poi il nocciolo anche importante di questo paese. Allora, io credo che stiano anche nascendo alcune iniziative nel nostro paese un po' in questa direzione. Ci sono alcuni elementi. Primo, queste iniziative non nascono solo dall'ambiente universitario. L'università da sola ha difficoltà perché la stessa università al proprio interno non ha tutte le competenze, tutte le sensibilità anche. E allora ecco che nasce sempre di più un partenariato, diciamo università-aziende o università, quindi di tipo pubblico-privato, in molti casi se le università sono pubbliche o statali, come si dice, però la domanda nasce dal mercato. E quindi questa cosa aiuta. Alessandra ha parlato del settore diciamo bancario visto in termini di come si sta evolvendo, ma c'è un altro settore altrettanto interessante nel nostro paese che è quello delle assicurazioni. Se voi andate a comprare una Tesla, l'assicurazione diciamo nella forma tradizionale non è capace di fare una valutazione del rateo che voi dovete, del premio che dovete pagare, e quindi queste cose vanno personalizzate, ma vanno personalizzate su elementi molto diversi tra di loro, cioè da una parte la persona che l'acquista, e quindi bisogna conoscere qual è il suo track record, come si dice, di comportamento della persona. E questo vuol dire avere molti dati, e attraverso questi dati incrociarli con anche elementi di tipo comportamentale o elementi di tipo professionale, quindi non è solo un tema collegato strettamente all'utilizzo dell'auto. Dall'altra parte, nel momento in cui si va verso una questa direzione, ci vogliono ancora però quelle competenze che sono, nel caso delle assicurazioni, competenze molto forti dal punto di vista degli attuari e dei rischi. Quindi ci vuole un mix tra nuovo e... Ebbene, nel nostro paese sta per essere avviato un percorso molto interessante, intanto in forma aperta, quindi fatto dalle università, con lo stimolo di alcuni attori importanti, e questo io credo che sia il modo corretto, perché... come vi raccontavo, quel percorso dell'educazione per la vita ha bisogno poi di questi momenti che possono essere o per i nuovi inserimenti, cioè di persone che si inseriscono nel mondo del lavoro, ma anche per le persone che hanno bisogno di un retraining. Ed ecco, ritorniamo al fatto di avere imparato ad imparare e del corso della propria vita riuscire a rimanere agganciati a quelle che sono le nuove sfide del lavoro. Non è semplice, ma il nostro paese mi sembra che stia andando correttamente verso questa direzione. Grazie. Certo che se non ho imparato a imparare, come imparo a imparare? È dura. Yeah. Sull'onda della positività, esistono in Italia in questo momento una miriade di piccoli operatori non bancari, quindi la nascita di nuovi soggetti
che cominciano attraverso delle startup a interloquire con il mondo dei consumatori. Vi faccio un esempio: qual è il rapporto, ed è molto forte nel mondo assicurativo, tra consumatore e cliente, la app che viene creata dalla banca e la banca stessa. Esiste quindi un mondo di tecnologia applicata sia all'assicurazione, che è molto più avanti da un punto di vista della digitalizzazione, ma anche nei confronti del mondo bancario, che viene sperimentata, che viene creata anche da piccole aziende che diventano gli interlocutori delle grandi banche e delle grandi imprese di assicurazione. Banca d'Italia ha avviato già da qualche anno, ma adesso l'abbiamo ripreso e lo stiamo strutturando in maniera un pochino più, diciamo, facile, più vicina nei confronti appunto di questi operatori, un canale che si chiama appunto Innovation Channel, che è un canale al quale può dire chi ha necessità di capire in quale ambito regolatorio può svolgere determinate attività sperimentali, e la Banca d'Italia quindi entro un determinato periodo di tempo va ad analizzare questa attività, a capire se rientra in un ambito regolatorio, se non vi rientra. C'è adesso questa proposta che è nell'ambito di uno degli ultimi decreti firmati dal governo precedente di sandbox. Il sandbox è letteralmente una scatola piena di sabbia, no? Nella quale si possono fare i primi passi anche sull'offerta di nuovi servizi, per comprendere anche come la regolamentazione deve cambiare. Quindi questa apertura si sta verificando nel nostro paese, ed è molto interessante perché c'è una grande vivacità soprattutto da parte di operatori non bancari, cioè la creazione anche, vi faccio un esempio, che cos'è una scatola tipo grosso bancomat pieno di intelligenza artificiale ma con nessuna persona dentro, che viene posta in un tabacco o anche in una lavanderia, ne ho vista anche una recentemente. Come dobbiamo interloquire noi come autorità vigilante nei confronti di questi sistemi? Quindi stiamo lavorando su questo. Questo determina la ricerca da parte nostra di persone che abbiano una competenza contaminata. Ecco, questa è un'altra parola che volevo introdurre, Luca. Ecco, gli ingegneri che ne sanno tanto di regolazione trovano molto lavoro, così come i regolatori che hanno avuto una bella impronta di matematica mentre studiavano. Queste sono le figure che vengono più ricercate, che vanno formate, e dove quindi anche il mondo, il rapporto tra l'industria e il mondo universitario diventa estremamente importante. Un ultimo accenno: queste tematiche sono vere al nord come al sud. Ci sono delle realtà anche universitarie del sud Italia che stanno spingendo molto su queste tematiche, e che quindi presentano anche dei programmi di studio che formano giovani che poi sono altamente impiegabili. Sono ancora molto poche, quindi occorre, e credo che si parli sempre di più, e qui ci può essere anche una narrativa da parte della stampa, dei giornali, sempre più approfondita su queste tematiche, perché stanno diventando delle tematiche molto più all'ordine del giorno di quello che si possa pensare. Ma allora, alcuni punti li ho toccati nel mio precedente intervento. Volevo però riprendere effettivamente quello che diceva Francesco prima. Io prima parlavo, no, delle piccole start-up, delle piccolissime aziende. La nostra Italia, no, tanto bistrattata, per esempio, nelle piccole e medie imprese, nel mondo, per parlare di temi di futuro, no, di robotica, di automazione dell'industria, siamo lì tra i leader al mondo, sono i primi, sono i secondi al mondo. Quindi c'è un substrato di piccole e medie imprese. Questo è un tema storico, di decine di anni si dice: come far crescere, no, il nostro substrato di piccole e medie imprese, di farle internazionalizzare in modo da diventare competitive anche nel mondo. Questo vale ancora di più in questo mondo così incerto, così mutevole, che cambia così in fretta. Quindi anche qui, secondo me, ci deve essere un forte impegno da parte dell'istruzione, da parte del governo.
Cioè, deve essere però anche un forte impegno da parte delle aziende. Le aziende devono far sì, devono fare, quindi lavorare come sistema, come spesso non si fa in Italia. Noi per esempio lavoriamo con alcune piccole e medie imprese proprio con l'automazione e robotizzazione, per esempio nella costruzione di impianti fotovoltaici. Quindi stiamo ipotizzando di fare dei robot che permettano di aiutare con la presenza di persone, ma che rendano anche più sicuro, se volete, il trasferimento, no, dei pannelli quando vengono costruiti, piuttosto che, sempre con un'impresa italiana, per esempio, che è un altro grande tema, la guida autonoma, quindi queste grandi macchine scavatrici che, guidate da GPS, riescono a scavare esattamente, per esempio, quando devono fare le fondazioni. E anche questa è una realtà che stiamo sviluppando in Italia. Quindi anche qui ci sono tantissime realtà, noi italiani siamo molto bravi a essere sempre all'avanguardia, anche su questi temi così, così innovativi, così nuovi. Dobbiamo far sì che però ci sia, appunto, riescano queste aziende a lavorare bene, lavorino con le aziende più grandi, che le facciano un po' da chioccia, pur rimanendo competitive, se no si cade nel pericolo, no, di avere poi degli incentivi, delle situazioni invece di non competitività. Ma fare questo permetterà veramente all'Italia di poter essere all'avanguardia e, come dicevo prima, e non voglio esagerare in questo, indirizzare un po' questa rivoluzione che sta succedendo. Quindi io credo che, insomma, se lavoriamo bene come istituzione, come grandi aziende, come piccole e medie, come piccolissime, quindi facendo, come dicevo prima, un ecosistema, non abbiamo nulla da temere nei confronti di altre realtà e possiamo assolutamente giocare un ruolo primario come Italia, insomma. È un auspicio, ma è anche un'analisi, questo discorso duplice: da un lato sulla realtà dell'Italia, prima o seconda non importa, ma senz'altro grande potenza nell'automazione industriale e nella meccanica connettibile a questo. Ma detto questo, l'altro aspetto critico di quello che è stato detto è il modo con il quale ci raccontiamo. Io faccio il giornalista, mi dichiaro non colpevole, però certamente non sono innocente nel racconto di una Italia unilaterale, nel quale non riusciamo a vedere questi nostri punti di forza. Quindi per questo poi alla fine veniamo paragonati al volo del calabrone, che sta in volo ma non si capisce come faccia. Insomma, se ci studiassimo un po' si capirebbe come fa. Questo è il punto, e probabilmente l'unica sintesi di tutto questo è: cerchiamo di studiare tutti quanti. Grazie. Bene. Io a nome del festival vi ringrazio, e questa prospettiva un po' di speranza lasciamocela aperta, perché va bene essere critici, però pensiamo in bene. Ringrazio tutto il pubblico, ringrazio ancora i relatori e vi do appuntamento alle 6.